Bella a tutti ragazzi, qui Golis e ben ritrovati sul canale di The Maniac. Signori, oggi siamo ritornati finalmente dopo tanto tempo di assenza per varie cose che vi andrò a spiegare sicuramente in un vlog che vedrete a breve sul canale. Comunque ragazzi, oggi siamo qui in questo spacchettamento di Call of Duty Black Ops 3. Signori, questo spacchettamento è in concomitanza con il nuovo aggiornamento della patch 1.04, se non ricordo male. Comunque questo aggiornamento introduce un po' di novità, aggiunge 3 nuove armi, diverse skin nuove che si possono trovare sempre nel mercato nero e poi aggiunge i Call of Duty Points, che sarebbero questi qua, i punti code che si possono comprare. Vedete, ci sono quelli da 2 euro, da 10 euro, quelli da 20 e quelli da 40. Ovviamente per i più scioppone, i 40, consiglio sempre 40 perché vi regalano anche i 1000 in omaggio. Comunque ragazzi, oggi siamo qui appunto con 300 criptochiavi, signori. Andremo ad aprire ovviamente sempre i lanci di rifornimenti comune. Il nostro obiettivo è quello di trovare almeno 5 epici, facciamo 4 epici, 3 leggendari e magari trovare anche le cose nuove. Quindi partiamo subito, 10 criptochiavi. Vediamo. Già vedo un leggendario alla fine. E niente, abbiamo trovato queste cose qua, che sono dei mirini. Mirini, no, vabbè, niente di particolare. Comunque partiamo con un altro pacchetto. Niente, il leggendario è saltato e quindi anche tutto il resto. Quindi passiamo subito al terzo pacchetto. Signori, saremo velocissimi. Mamma mia, qui tutto era comune. Qui tutto comune. Ah, in aggiunta è stato messo anche che i doppioni, o Outrider, i doppioni si possono scartare e quindi ottenere delle criptochiavi. Quindi qua abbiamo tutto finito. Outrider, buono buono, Outrider lo uso, quindi ci potrebbe, cioè ci servirà sicuramente. Un leggendario, un epico, niente, niente di niente. La sfortuna è me oggi. Lo scorso spacchettamento siamo andati meglio. Vedo un leggendario forse. Niente. Queste, come si chiamano? Queste mimetiche. Oh mio Dio, subito. Fammi finire almeno di parlare. Dicevo, queste mimetiche comuni sono veramente brutte. Un po' più belline. È vero che sono comuni, però caccia un po' più di estetica. Leggendario, eccolo qua. E oh mio Dio, signori, abbiamo anche un epico. Quindi siamo a un epico e un leggendario. Molto bene, molto bene. Questa qua tempesta, vabbè, il KRM ci servirà. Comunque ragazzi, in questi giorni ho portato a termine le mimetiche di tutti i fucili d'assalto, arrivando così a sbloccare la mimetica diamante, che sicuramente vedremo in un prossimo video. Comunque abbiamo trovato un raro che non... nuova arma, signori, nuova arma, chiave inglese. Questa appunto una delle tre armi che sono state aggiunte. Non sono armi che sparano, sono tutte armi secondarie e speciali che vanno all'aggiunta del coltello. Quindi, signori, ottimo, siamo a 2 leggendari e un epico, quindi ci mancano altri 3 epici e 2 leggendari. No, un altro leggendario. Sì, vabbè, facciamo 4 e 4, va. Ottimo, ottimo. Ottimo, raga, bella questa skin per il dragon. Comune, ecco, per esempio questo, per esempio, questa è una mimetica molto molto carina, però è anche comune, quindi buono buono. Allora, osso invernale, siamo a 3 leggendari e 2 epici, no, un epico, quindi ci rimane, oh, buono buono. Il firebreak ci sta andando bene oggi. Ci rimangono altri 17 pacchetti. Ragazzi, se sentite la voce un po' più strana è perché sono raffreddato come la merda. Mimetiche inutili, direi. Andiamo avanti. Niente epico. Un raro, un saluto Reaper. Buono, il Reaper lo uso, quindi va bene. Andiamo avanti. Niente, tutto comune a sto giro. Oh, bella palla da football, è interessante. Andiamo avanti velocissimi. Niente epico. Comune. Comune. Ho visto di meglio sicuramente. Andiamo avanti. Un raro, passo indietro. E niente, arido. Questa mimetica, raga, mi inizia a stare sui coglioni, eh. Ve lo dico. Andiamo avanti. Uh-huh.
ragazzi, sono gli ultimi 11. Apriamo questo qua. Poi andiamo ad aprire. Guardate che mimetiche di merda. Aprirei uno di questi con le criptochiavi. Epico! Diamante! Un leggendario, signori! Bonus criptochiavi, ottimo, signori, ottimo. E allora andremo ad aprire un altro rifornimento raro. Mi sa che hanno aumentato di più. Anche se non. Incredibile! Signori, incredibile! Un altro epico, due di fila. Signori. Cioè, se lo sapevo aprivo subito i rari. Comunque, credo che abbiano aumentato diciamo, la possibilità di trovare cose migliori nei lanci di rifornimenti rari, che prima erano veramente inguardabili. Quindi sono un coglione due volte perché non l'ho usato prima. Signori, è incredibile, spacchettamento stra grande. Apriamone un altro, quindi con l'ultimo. Non sapevo neanche del bonus. Va bene, signori, va benissimo. Un altro. Apriamone uno normale. Andiamone quindi a spendere tutti. Questo già ce l'avevo. Ozio. Un leggendario. Complimenti. Di batteri. Che sto usando io batteri per. Questo lo. No, vabbè, non li equipaggiamo. Però, ragazzi, devo dire. Allora, bruciamo. Che ho fatto? Bruciamo i duplicati, vedete? Ci darà 7 criptochiavi. Ok, e abbiamo 7 criptochiavi. E quindi ovviamente abbiamo bruciato i duplicati. Comunque, ragazzi, direi che il gioco si sta veramente veramente migliorando giorno dopo giorno. Vediamo questo. Onesto. Vediamo questo. Oh, questo pure è bello. Sì, dicevo, stanno migliorando nel miglior modo possibile il gioco, perché ci vuole, ragazzi. Cioè, questo gioco non ha iniziato nel migliore dei modi perché c'erano problemi di lag, eccetera. Però c'è da dire anche che Treyarch ha sbagliato alcune cose su questo gioco, che man mano sta cercando di portare a diciamo, sta cercando di migliorare. Comunque, come vedete, ho sbloccato la diamante sui fucili d'assalto. Ora cercherò di fare gli SMG. Sto continuando anche con le varie armi, quindi il mio obiettivo è quello di sbloccare la Dark Camo, tipo si chiama così. E comunque, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like per supportarci. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Una bella condivisione a questo video sui gruppi di Facebook, sui canali YouTube, sotto nei commenti. Fate come volete, spammate questo video ovunque. Quindi, ragazzi, io vi saluto qui. Deadmaniac è tutto. Qui Golis, enjoy!